Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi voglio far vedere come ho creato gli accessori del mio cosplay di Asuka, il mio personaggio preferito di Evangelion. Ed iniziamo dai fermagli. Quello che ci serve è paper clay o il DAS e due fermaglietti come questi. Come prima cosa ho preso due pallette di DAS e le ho iniziate a modellare con le mani fino ad ottenere la forma dei fermagli di Asuka. Una volta ottenute due forme uguali, ho semplicemente spinto i fermagli all'interno della paper clay in questo modo. Poi, con uno stuzzicadenti, ho fatto le incisioni sui fermagli di Asuka. Ed ho lasciato asciugare il tutto per 24-48 ore. Una volta che la paper clay è completamente asciutta, dobbiamo dipingere entrambi i fermagli di rosso o di bianco se state facendo i fermagli di Rei. Ed io ho fatto due passate. Lascio asciugare e poi vado a dipingere l'interno delle incisioni di nero. Quando è tutto asciutto, vado ad applicare uno strato di colla vinilica per rendere i fermagli lucidi. E voilà, questo è il risultato finale. Ed ora passiamo alla camicia. Per fare la camicia di Asuka, quello che ci serve è una t-shirt con il collo a V e poi dobbiamo semplicemente fare il colletto. Quindi prendiamo una stoffa bianca come questa, la metto sopra la camicia e vado a tracciare con un gessetto il contorno del collo a V. Dopodiché vado a ritagliarlo così. E vado a ritagliare la forma del colletto, che è questa qui. Se avete una stoffa molto fina, vi servono due pezzi di stoffa ed ora li andiamo a cucire insieme e partiamo dal cucire la parte esterna prima, piegando in dentro i bordi, e poi faccio lo stesso per la parte interna, quindi piego, spillo e cucio. Infine, dato che non ho veramente cucito il colletto alla camicia, ho messo un bottone a clip sulla camicia
e poi anche sul colletto. E voilà, la camicia è finita. Se avete delle domande me le potete lasciare nei commenti e se volete vedere come ho fatto il vestito, il trucco o i capelli, vi lascio tutti i link nella descrizione oppure cliccate nelle annotazioni. Io come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e vi mando tantissimi bacini e virtual hugs, abbracci virtuali, e noi ci vediamo al prossimo video. Happy cosplay! Muah!